Intanto grazie di essere venuti qui domenica mattina, perché comunque permettetemi di dire di essere orgoglioso della squadra che stiamo presentando a queste elezioni, regionale e nazionale. Forse è la prima volta che abbiamo 90 candidati, perché nelle due elezioni precedenti in cui ci siamo presentati, nel 2012 e nel 2017, avevamo solo una lista. Oggi io dico che ne abbiamo due di liste. Perché abbiamo la lista regionale con i candidati regionali e la lista nazionale con i candidati nazionali. Perché così come vi diceva Pietro, il Movimento 5 Stelle ha deciso di candidare tutti i siciliani. Noi nelle liste, anche sul nazionale, abbiamo tutti i siciliani. Solo c'è Giuseppe Conte che abbiamo voluto candidare, ma con forza gliel'abbiamo chiesto per cercare anche di darci un supporto in più. E quindi questo è motivo di grande orgoglio. E anche gli altri partiti in questo momento sono in difficoltà, perché a Trapani, ad esempio, hanno candidato la compagna di Berlusconi. Ma tutto questo perché lo stanno facendo? Perché il Movimento 5 Stelle a livello nazionale è stato bravissimo a portare con coerenza quella proposta che ci eravamo detti, cioè tagliare i costi della politica e quindi tagliare il numero di deputati e senatori. Una volta che si è tagliato il numero di deputati e senatori, in automatico loro si stanno cercando di paracadutare qui in Sicilia da altre regioni. E dico, siccome poi spesso durante le campagne elettorali loro prendono il tema principale che è il ponte, vogliamo costruire il ponte sullo stretto, io dico che secondo me il ponte lo stanno facendo con i candidati in questo momento, cioè ci stanno portando i candidati di altre regioni, stanno facendo un ponte e li stanno candidando qui in Sicilia. Dico, noi abbiamo fatto scelte coraggiose e le abbiamo fatte anche in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane. Sapete benissimo, noi abbiamo costruito un percorso che ci ha visto anche fare le primarie, abbiamo costruito un percorso con alcuni partiti di centrosinistra. Questo percorso noi l'abbiamo costruito perché ci credevamo, cioè noi fin dall'inizio volevamo proporre un'alternativa seria e valida alla Sicilia. A un certo punto l'avete visto cosa è successo. Cioè, a livello nazionale, il segretario del partito che era il nostro primo partito di coalizione, no? Decide di staccare col Movimento 5 Stelle. Ci definisce irresponsabili. E guarda tutt'altro. Guarda inizialmente ad Azione, a Calenda, poi si è visto quello che è successo con Calenda che poi gli ha servito il due di picche. Nonostante questo, noi in Sicilia abbiamo cercato, perché poi sappiamo benissimo che la politica non è solo una questione di opinione, ma c'è poi anche un discorso numerico, di voti, di persone che poi spingono un candidato a presidente piuttosto che una squadra di governo. Ebbene, io stesso, assieme a tanti altri colleghi, abbiamo provato giorno per giorno a cercare di tenere questa eventuale coalizione. Però vi posso dire che ogni qualvolta io andavo lì, mi sedevo a fare gli incontri con loro e parlavamo poi delle cose concrete, dico, ma sulla sanità che vogliamo fare? La vogliamo fare una rivoluzione che in questi anni, sulla sanità, soprattutto i territori periferici, hanno avuto delle enormi difficoltà per quanto riguarda la carenza di medici, di infermieri, di personale sanitario. Medici che arrivano dall'Argentina, insomma, la nostra provincia ha avuto, per quanto riguarda gli operatori, delle carenze immani, immani. Allora noi un'idea che stavamo buttando lì sul tavolo, togliamo le ASP, ridisegniamo le ASP, perché ad oggi le ASP sono ferme a una riforma che è stata fatta anni fa e sono definite su collegi politici. Quindi c'è il politico di turno, di centrodestra o di centrosinistra, a seconda di chi governa, che poi cerca di sistemare i medici e gli infermieri anche in ottica delle città in cui vive. Perché ad esempio qua avevamo un assessore che era della zona del Catanese e magari cercavano di sopperire alle mancanze, alle gravi mancanze di operatori per quanto riguarda il Catanese piuttosto che altre province. Noi facciamo un principio che è sacrosanto: indipendentemente da dove si nasce o vive, i servizi sanitari devono essere uguali per tutti i cittadini. Non ci può essere un cittadino di serie A o di serie B. E per fare questo dobbiamo eliminare i confini politici delle ASP. Facendo così noi andiamo a togliere 27 nomine politiche
perché in ogni ASP c'è un direttore generale, un direttore sanitario e un direttore amministrativo, che poi sono gli stessi. Che poi sono gli stessi che poi portano acqua al mulino dei partiti, perché poi sono gli stessi che durante le campagne elettorali vanno a candidare parenti o persone a loro vicino. Allora diciamo, togliamoli queste tre nomine politiche, che tra l'altro hanno pure stipendi belli elevati, facciamo un'unica azienda, siciliana, di modo tale che quando vai a fare un contratto dal medico, dell'infermiere, lo fai a livello siciliano. E poi se c'è la carenza a Caltanissetta, io il medico da Palermo dico: guarda, io ho difficoltà a Caltanissetta, devi andare a Caltanissetta perché il contratto così è unico. Poi se c'è da individuare degli ambiti territoriali, li individuiamo pure, ma li individuiamo non più su confini politici, ma in base alle esigenze di quel territorio, e mettiamo in rete veramente tutta la sanità regionale e non solo una parte. Come Cettina? Sulle risorse effettive che ci sono. Non è possibile che poi nella nostra provincia noi abbiamo meno medici perché, diciamo, voi siete meno attrattivi. Ma che significa siete meno attrattivi rispetto a Palermo e Catania? La Sicilia è unica, e dico, non è che ci stiamo inventando l'acqua calda, lo fanno già in altre regioni, Emilia Romagna, in altre regioni già lo fanno, quindi è così in altre regioni. Poi se c'è da costituire degli ambiti territoriali, li costituiamo, ma facciamo un'unica azienda, che è quella siciliana. Quando noi abbiamo messo sul tavolo questa proposta, dall'altra parte mi dicevano: vediamo. Ah, va bene. Parlavamo di ambiente? Pietro diceva il discorso dell'ambiente. Oggi Schifani si presenta col discorso degli inceneritori. Ma hai avuto 5 anni il governo, gli stessi partiti, 5 anni, e gli inceneritori non li avete fatti. Di nuovo me li ripresenti? Noi abbiamo sempre detto che la tecnologia è obsoleta. Noi vogliamo... Non l'hanno mai affrontato. Noi i rifiuti li vogliamo gestire e vogliamo fare l'impiantistica, perché l'impiantistica noi la vogliamo fare, ma la vogliamo fare distribuita territorio per territorio. Noi non vogliamo avere dei territori dove c'è una grande impiantistica e territori dove non ce n'è. L'impiantistica deve essere su tutti i territori. Diamo lavoro, perché se costruiamo impiantistica in tutti i territori, sono tutti i territori che realizzano quell'impiantistica, e dopodiché facciamo quel concetto di economia circolare e quel concetto che il rifiuto nasce in quel territorio e deve essere raccolto con la differenziata e deve completare il suo ciclo dentro quel territorio. Non che io porto i rifiuti a destra e manca, che c'è il turismo dei rifiuti in giro per la Sicilia. Io vedo per le strade, vedo... anziché spostarsi i pullman si spostano i camion di rifiuti che li portano a destra e a mano. Assolutamente no, noi dobbiamo lavorare per farla l'impiantistica, e non l'hanno voluta fare in questi anni proprio perché il business si concentra nelle mani di poco. Invece noi il business lo dobbiamo distribuire a tutti i territori, lo dobbiamo distribuire ai cittadini, di modo tale da venire anche in aiuto ai sindaci e agli amministratori, che poi si devono vedere la Tari, perché poi i cittadini dicono: ah, ma la Tari aumenta sempre, aumenta sempre, aumenta sempre. Ma perché aumenta? Perché a livello regionale non facciamo gli impianti, e se poi un sindaco deve mandare i rifiuti fuori dalla Sicilia o fuori territorio, è normale che poi ha dei costi maggiori, e quindi ricade sempre la responsabilità sugli amministratori locali, quando invece a livello regionale non si fa nulla. Quando abbiamo messo sul tavolo questa proposta, anche lì vediamo. E dico: ma scusa, ma allora di che questa coalizione? No, ma sai cosa mi dicevano a me? No, ma parliamo della comunicazione, adesso partiamo, organizziamoci a livello comunicativo. Sui temi non c'era. Cioè, sui temi, quando poi parlavamo di temi, di cose concrete, la coalizione non c'era. E allora a un certo punto io ho detto: se voi volete seguire un altro tipo di visione, perché avete la visione dell'agenda Draghi, a noi sta bene, dico, però l'importante è che ce lo dite, perché noi stiamo puntando su un'agenda, su una visione che è diversa, una visione che si basa sul sociale e soprattutto si basa su una voglia di innovare l'amministrazione regionale, ma innovarla veramente questa amministrazione regionale. Uno su tutti, come proposta che abbiamo fatto in questi giorni, è quella del reddito energetico. Abbiamo proposto una cosa che sempre c'è già in altre regioni, quindi noi acqua calda, cose nuove o cose particolari, abbiamo detto: in altre regioni funziona, prendiamo gli sprechi della regione siciliana, uno fra tutti gli affitti. Noi paghiamo 50 milioni di euro d'affitto, e non mi pare che il governo di centrodestra
abbia fatto qualcosa per ridurre gli affitti. 50 milioni di euro. A parte la delibera di giorno 3. Quindi dico, riduciamo questi 50 milioni di euro. Prendiamone un po', io dico, non è che li dobbiamo tagliare tutti, perché è difficile tagliare tutti. Prendiamo un po', 20 milioni di euro li prendiamo degli affitti e ottimizziamo con gli immobili che già la Sicilia ha, che già la regione siciliana ha. Dobbiamo solo ottimizzare gli spazi, ritrovare la password. Su questo sono finito pure su Striscia la Notizia, sul discorso della password, perché noi abbiamo fatto un censimento immobiliare che ci è costato 100 milioni di euro. Cioè dicono, lo so con 100 milioni di euro cosa si può realizzare, però ci è costato 100 milioni di euro e nemmeno lo utilizzano, è conservato lì nel cassetto, prima la password non c'era, ora c'è la password ma non lo utilizzano lo stesso. Allora ottimizziamo quei costi, ottimizziamo pure le cosiddette marchettine, chiamiamolo così, dei deputati, che in ogni finanziaria circa 50 milioni di euro a finanziaria vanno per proposte dei singoli deputati, ma su cose spicciole del territorio. Noi l'abbiamo utilizzato, infatti come Movimento 5 Stelle noi abbiamo sempre portato pacchetti di proposte che ci arrivavano dai territori, ma pacchetti di proposte vere, non come dire, fondi che sono arrivati anche ad associazioni per in alcuni territori, quindi il deputato che manda i fondi a delle associazioni. Beh, ce ne sono tante di quelle. Allora dico, prendiamo questi 50 milioni di euro e li utilizziamo, li mettiamo a disposizione delle imprese e dei cittadini che vogliono realizzare impianti fotovoltaici, solare termico, il mini eolico, di modo tale che tagliamo le bollette. Quindi il cittadino realizza a fondo perduto l'impianto. Una volta che l'impianto è realizzato non consuma più energia elettrica perché la utilizza tramite il fotovoltaico e quindi non ha costi di bolletta, la bolletta viene completamente tagliata. Quello che produce in più lo immette in rete, il guadagno ritorna alla regione. Quindi è un meccanismo virtuoso che già funziona in altre regioni, che ha permesso risparmi enormi alle imprese e ai cittadini e ci guadagna l'ambiente e ci guadagnano soprattutto tutte quelle imprese che lavorano sul rinnovabile, che sono tantissime in Sicilia. Questa è una proposta concreta che abbiamo messo lì sul tavolo ed è una delle prime cose che andremo a realizzare. Poi, a proposito delle cose che andremo a realizzare, mi viene in mente sul discorso del PNRR, Schifani, io ho letto l'intervista, non mi ricordo se è di oggi o di ieri, Schifani dice: noi gestiremo al meglio i fondi del PNRR, fondi che, come diceva Dedolo, li abbiamo guadagnati con l'impegno del presidente Giuseppe Conte, ora loro se li vogliono gestire con dietro Cuffaro, con dietro Lombardo, cioè con tutta una politica che già ha governato la regione siciliana e non l'ha governato con ottimi risultati, anzi. Ora lo stesso Schifani che dice vogliamo gestire i fondi del PNRR, ma dico, i partiti dietro che fino a qualche mese fa hanno fatto perdere i fondi del PNRR agricoltura, sì, perché c'erano milioni di euro che erano dedicati all'ammodernamento delle dighe per quanto riguarda l'agricoltura e all'ammodernamento della rete idrica che collega le dighe agli agricoltori e ai terreni degli agricoltori. Abbiamo perso un sacco di fondi che poi sono ritornati, sono stati gestiti da altre regioni. Noi poi col ministro Patuanelli abbiamo cercato un po' di recuperare qualcosa, ma perché non hanno presentato i progetti? Anzi, li hanno presentati male, cioè li hanno presentati in maniera sbagliata, mancava documentazione. Quindi gli stessi che oggi si presentano, che vogliono gestire i fondi del PNRR, sono gli stessi che qualche mese fa li hanno persi. Allora, noi queste cose le dobbiamo raccontare, loro non si vogliono confrontare con me, perché con me non si vogliono confrontare, perché tutte queste cose ovviamente io sarei pronto lì a dirgli, perché noi siamo stati all'interno dell'assemblea, siamo stati per 10 anni a fare opposizione e conosciamo benissimo quali sono tutti i cavilli e gli sprechi e cosa si può ottimizzare dalla regione siciliana. E loro hanno paura di questo, perché di fatto non ci sono mai stati nel territorio, non sono mai stati all'interno dell'assemblea regionale o del governo, proprio per toccare le cose con mano, cose concrete. Allora su questo noi dobbiamo fare un tantam continuo. Poi dico, noi le scelte coraggiose le abbiamo fatte per rompere questa coalizione. A me arriverà, mi hanno detto che il PD vuole un risarcimento danni. Peggio, vuole un risarcimento danni. Dico, noi ce l'accogliamo perché noi siamo pronti, le abbiamo fatte.
Fava l'altro ieri, no, ieri ha detto che noi diciamo noi siamo stati Monelli, anzi dice una cosa che a me non è piaciuta, dice che diciamo cazzate, tra virgolette dice che diciamo cazzate, perché lui ha dichiarato che si è fatto un lavoro insieme, assolutamente, in questi anni l'opposizione l'abbiamo fatta insieme, ma il Movimento 5 Stelle era presente con i suoi deputati all'interno dell'Assemblea regionale siciliana, quando si votavano i provvedimenti importanti, quando c'era da votare contro, quando c'era da votare anche a favore a determinati provvedimenti. Noi eravamo presenti e siamo stati tra i più presenti. Al collega Fava dico che molto spesso all'interno dell'aula lui non era presente. Lui non era presente, quindi vero che poi si fa politica con le parole, si fa politica con le idee, ma poi ci vuole concretezza. E la concretezza la si ottiene se si è presenti, soprattutto nei provvedimenti importanti. Questo. E quindi dico che eventualmente se mi chiederanno il risarcimento danni, chiederò ai siciliani un centesimo ciascuno. Quindi prendiamo un centesimo e gli portiamo un camion con un centesimo e gli diamo sto risarcimento danni. Dico, noi le scelte coraggiose le abbiamo fatte. Oggi chiediamo una scelta coraggiosa ai siciliani. Perché nel 2017, quando con Giancarlo abbiamo fatto una cavalcata enorme, ve la ricordate? Eravamo lì per vincere. E ci temevano. E ci temevano e si sono messi insieme proprio perché ci temevano. E abbiamo perso per pochissimo. È stata una cavalcata enorme. E c'è stato un forte senso di delusione, quando poi a un certo punto abbiamo visto che per poco non siamo riusciti. Oggi la partita è al contrario. Loro non si aspettavano, dicevano, vabbè, tanto questi vanno in coalizione, se ne vanno, vanno in coalizione con un candidato a presidente che secondo me non vuole manco fare candidato a presidente, persona di altissimo profilo, attenzione, bravissima persona, però secondo me non vuole fare, non dico il presidente, ma nemmeno il candidato a presidente. Quindi loro dicevano, vabbè, loro oramai li abbiamo disinnescati con questo percorso che stanno facendo. Quindi abbiamo fatto un qualcosa che non si aspettava nessuno. Quindi lì, noi in questo momento veniamo visti, io vedo che i giornali, c'è Palermo Repubblica, che ad esempio non, prima mi chiamava continuamente, adesso non mi chiama più e non mi fa nessun articolo, erano in conferenza stampa ieri, una cosa non l'hanno riportata della conferenza stampa che abbiamo fatto. Secondo me non si aspettavano quello che è successo e sono frammentati, perché ci sono oggi 7 candidati a presidente, 7, non succedeva da un sacco di tempo, mentre nel 2017 invece si sono coalizzati perché sapevano che noi eravamo più forti. Non hanno considerato il discorso dell'election day, perché secondo me non lo stanno avvertendo quello che sta succedendo, perché vedono adesso Conte che sta salendo nei sondaggi 1-2 punti al giorno, mai visto. Secondo me perché ci davano bassi fino a qualche giorno fa e ora devono sistemarla per forza, perché ci andiamo al voto, quindi comunque la dobbiamo sistemare. E non stanno percependo quello che sta succedendo. E in questa frammentazione, in questa forte frammentazione, io sono convinto che il Presidente della Regione verrà eletto col 29-30% dei consensi. 29-30%. Noi nel 2017 con Giancarlo siamo arrivati a quasi il 34% e non c'era l'election day. Non c'era l'election day. E aveva votato meno del 50% degli aventi diritto. Oggi c'è l'election day. Possiamo arrivare, secondo me, ad un'affluenza del 60%. Io, se ci impegniamo tutti, ne sono convinto, possiamo arrivare a quell'affluenza. Quindi c'è l'election day e quindi può succedere di tutto. E sono convinto che se lavoriamo di squadra, perché dobbiamo fare squadra come l'abbiamo fatta sempre in questi anni, e la nostra provincia, come dire, è stata anche a modello di altri territori, perché noi abbiamo saputo fare squadra in questi anni, siamo stati forti insieme. E dico che facendo squadra ci possiamo togliere delle grosse soddisfazioni e il 25 settembre, dopo, perché inizialmente vedranno i voti del nazionale e quindi già lì inizieranno a tremare un po'. Sì, lo spoglio inizialmente è sul nazionale, quindi inizieranno a tremare. Poi ci sarà il regionale, iniziano da loro. Così ci togliamo il pensiero. Ricordatevi che nel 2018 gli uninominali ce li davano tutti persi. Nei sondaggi non vincevamo un uninominale, li abbiamo vinti tutti, tutti, tutti. Ora, io vi dico, noi
siamo entusiasti, concretezza, speranza sono parole che mettiamo spesso tra le frasi che andiamo, che raccontiamo, tra le tematiche che raccontiamo. Qui abbiamo una squadra che è una squadra rodata, una squadra che ha nuovi ingressi che mettono passione, l'avete sentito sia Maria Luisa che Filippo, che con la voce erano belli emozionati, ed è bello perché anche noi eravamo così 5 anni fa, questa passione, questa emozione che viene messa trasmette anche il fatto che ci si crede, e questo è importante perché poi ci sono politici che poi a un certo punto non credono più in quello che, non solo in quello che vogliono andare a fare, ma nemmeno in quello che dicono. Manca Chetti in questo momento, ma perché è impegnata in altre iniziative, dico, e ci sarà poi già dalla prossima settimana e verrà con noi, faremo squadra. Abbiamo candidati all'uninominale, al plurinominale, a livello regionale, il nostro territorio è protagonista, ora sta a noi concretizzarlo, perché se i siciliani ci vorranno dare questa possibilità, io dico, per la prima volta andrà a governare un presidente della regione di 40 anni che si vuole mettere accanto gente con esperienza, perché l'esperienza è importante che sia accanto alle nuove leve, per finalmente riformarla sta regione siciliana, perché se poi si parla di digitalizzazione, ne parlano sempre, dobbiamo sburocratizzare, ma non sanno manco cos'è la digitalizzazione. Allora questa cosa la dobbiamo trasmettere, c'è questa possibilità, c'è la grande squadra del Movimento 5 Stelle che si metterà a servizio, anche chi non è candidato oggi sta dando una mano importantissima, c'è Francesco Cappello che questa mattina sta facendo il mercato, tutti sono impegnati nei propri territori, tutti sono impegnati a contattare anche le categorie con cui si è lavorato in questi anni. Io dico, se questa cosa la accendiamo e ogni giorno la raccontiamo, con Giuseppe Conte che verrà il 15, 16, 17, io sono convinto che possiamo andarla a governare una volta. Ha vinto il centro-sinistra, ha vinto il centro-destra. Dico, questa volta è la possibilità che possiamo giocarcela al meglio e vincere. E vincere. E poi lì dobbiamo governare. Ma abbiamo già governato. Noi abbiamo degli amministratori, o abbiamo pure ex sindaci che sono candidati all'interno delle nostre liste. Cioè, con mano il sistema all'interno lo abbiamo toccato, sappiamo quali possono essere i problemi, quali possono essere le difficoltà, e con questa esperienza noi possiamo governarla la regione siciliana, e sono 5 anni cruciali, perché il PNRR noi non glielo dobbiamo far gestire a Schifani o a chi poi perde i soldi perché non riesce manco a presentare i progetti. Questo PNRR che noi abbiamo guadagnato ce lo dobbiamo gestire noi, e lo dobbiamo gestire per la Sicilia, perché sono 5 anni cruciali, 5 anni in cui vedranno la Sicilia o perderlo questo piano Marshall e poi per 50 anni rimaniamo così per come siamo, arrivederci e grazie, oppure in questi 5 anni noi questi soldi li spendiamo bene e rilanciamo la Sicilia e rilanciamo una nuova era della regione siciliana, digitale, giovanile e con entusiasmo, perché questo è quello che dobbiamo trasmettere. Quindi grazie a voi. Dico, ora ci sono 20 giorni, vediamo di spingere al massimo. Giuseppe Conte verrà ovviamente a Caltanissetta, poi ci organizziamo per vedere che tipo di evento e di iniziativa fare. State vedendo le foto e le immagini in giro per le città, l'entusiasmo e il consenso è massimo. Ci definiranno i responsabili, però noi secondo me i responsabili non lo siamo mai stati, poi qui in Sicilia voglio dire, abbiamo governato città e non penso, abbiamo dato ministri, viceministri, sottosegretari, io non penso proprio che siamo irresponsabili, anzi. E quindi vediamo quello che succederà in questi giorni e poi mi raccomando, quando ci sarà Giuseppe Conte qui a Caltanissetta, cerchiamo di far venire quanta più gente possibile, perché sono convinto che c'è, ma non succede, ma se succede, io questa frase la leggo spesso, non succede, ma se succede... Ragazzi, se succede, governeremo la regione siciliana. Dico, a me un po' quando lo dico, un po' però dico, se tremano un po' le gambe, avrò chi mi sosterrà, no? Da una parte e dall'altra, per cercare, come dire, di fare il massimo, e sono convinto che faremo meglio di chi in questi anni ha galleggiato, perché di fatto i presidenti delle regioni che ci sono stati hanno galleggiato, cioè scelte non ne hanno fatte, quando meno noi le scelte le facciamo scelte coraggiose, poi si può... E ci prendiamo la responsabilità delle scelte. Poi possono essere scelte che accontentano alcuni, scontentano altri, ma le facciamo le scelte. Devono essere fatte queste scelte. E oggi, secondo me, è il momento giusto.
a proposito, dalla parte giusta. Quindi stiamo dalla parte giusta e grazie per questa bella mattinata, grazie anche per ieri sera. E divertiamoci in questa campagna elettorale. Dico, noi abbiamo avuto i giorni, e vi ringrazio anche per la raccolta delle firme, abbiamo avuto i giorni frenetici per presentare le liste, addirittura volevano farci il ricorso pure perché era illegittimo la presentazione delle liste del movimento, quindi vi ringrazio anche per l'entusiasmo che c'è stato in quei giorni nella raccolta delle 1800 firme, che poi sono state quasi 3000 quelle che abbiamo presentato. Abbiamo fatto delle scelte pure sui candidati, e quindi anche lì ci siamo presi delle responsabilità. Io credo che abbiamo fatto le scelte più opportune, poi si può sempre sbagliare, però è giusto metterci la faccia anche nelle scelte che sono state fatte. Secondo me sono delle scelte forti e che ci daranno delle soddisfazioni. Ora abbiamo 20 giorni, io vi dico, divertiamoci, trasmettiamo entusiasmo, trasmettiamo voglia di fare, perché tanto, dico, noi non abbiamo nulla da perdere, nulla. Abbiamo invece una cosa da guadagnare, che è il governo della regione siciliana. E questo noi siciliani dobbiamo fare capire ai nostri concittadini, dobbiamo dire, dateci questa possibilità, fateci governare la regione siciliana per 5 anni, e poi fra 5 anni ci giudicherete e vedrete un po' com'è e qual è stato il nostro operato. Ma fateci governare, governiamo insieme. Bravo. Buona domenica.